con tutto il loro baccano. Guarda un po' che razza di primato hanno fatto. Per una gara come questa hanno impiegato più di 7 minuti. Figurati che sforzo. È un tempo da lumaconi, sembrava un funerale di terza classe. In America è troppo se ci mettono 5 minuti. Quelli sono record. L'hai visto tu? No, e che c'entra? L'ho letto sul giornale. Se vuoi te lo posso anche far vedere. Ah già, tu leggi i giornali americani, te li manda tua madre. Però senti, questi americani sono grandi sbruffoni. Ma che sbruffoni? Loro mica fanno l'allenamento in uno stagno come questo. Hanno lati, mari, oceani. Per andare in America bisogna passare l'oceano. Ehi ragazzi, sentite questa. Per Paolo il Lago Maggiore è uno stagno. Come sarebbe a dire? Non sai che è profondo 400 metri? Ma io non parlo di profondità, parlo di grandezza. E beh, che volete, il Mar Caspio? Lascia stare. Hai visto che avevo cambiato la vista? Come andava bene? Voglio arrivare io. Solmi, mettiti seduto al tuo posto. Hai visto che cosa combini? Stavi per buttarci in acqua tutti quanti. Sei sempre il solito indisciplinato. Libiamo, libiamo, la 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 la, la la la, fra, fa, fa. La la la, libiamo, 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 la la la, la la. Ha ragione, canzona sua madre. Bravo. Complimenti, bravissimo. Io mi assento un momento e tu te ne approfitti per mettere le mani addosso a un compagno. Non l'avrei mai creduto. Ma per insegnarti che qui... Ma signor prefetto, lui mi ha... Ti ha... Niente. Bene, tu stesso lo dici. Tu va a posto. E tu, a parte le decisioni che vorrà prendere il padre rettore, rimarrai senza ricreazione. Ti fermerai in aula a studiare e starai anche senza merenda e domenica senza cinema. E ricordati, le tue mani tienile per te, cucci nelle tasche dei pantaloni se non sai che fartene. Questa qui va bene. Per domani la dovrai ripetere a memoria. Tutta, intesi? E intanto non ti muovere di qui fino all'ora di cena. E niente ricreazione. Sì, signore. Andiamo?
dedicamus, Domino? Senza merenda, senza cinema, senza ricreazione, senza cena, senza dormire. Zitto! Me ne infischio se mi sento. Ma ci vado di mezzo io, capisci che sono venuto di nascosto? Hai fatto male, anche tu meriteresti di restare senza merenda. Ma a te non fanno niente. Chi paga tutto qui sono sempre io. Sono stufo di stare in collegio. Tra una settimana, appena arriva mia madre... Ah sì, deve arrivare? Sì, tra una settimana, me lo ha promesso. E appena arriva le dico che mi porti via di qui. Non ci voglio più stare. Mi dispiacerebbe che te ne andassi. Ti dico che non ce la faccio più. Questo prefetto non fa altro che prendersela con me. Non posso fare un gesto e subito ce l'ho addosso. Hai visto sulla barca? È qui poco fa. Ho dato uno schiaffo che lo scemo di Righi, è vero. Ma perché non mi ha chiesto per quale motivo l'ho fatto? Quello ce l'ha con me, te lo dico io. E tutti ce l'hanno con me qui dentro. Tutti. Anch'io. Anche tu, tutti quanti. Da quando sono arrivato qui, credi che gli altri, tutti gli altri compagni... Non me ne importa niente degli altri. Io penso solo a me stesso. Come fanno gli altri con me. Chi è che fa qualcosa per me? Nessuno. Facciano pure il comodo loro. E non mi vengono a dire che il collegio, come diceva mia madre, il collegio... Eccolo qui. La settimana ventura, mia madre arriva. Zitto. Il padre rettore vuol parlarti. Il padre rettore? Sì. E che cosa deve dirmi? Ma? Che stasera devo restare senza cinema. Mi ha mandato a chiamare, padre rettore. Siediti pure, accomodati. Ho ricevuto proprio oggi una lettera di tua madre, una lettera dall'America, capisci? E sai perché mi ha scritto? Per dirle che deve arrivare. No, purtroppo. Ha scritto che per adesso non può venire in Italia. Ha certi impegni laggiù che... Scusi, padre, la mamma mi aveva promesso che sarebbe venuta fra 8 giorni. Appunto, e invece mi ha scritto oggi che alcuni impegni non le permettono. È addolorata e mi ha scritto di dirtelo perché tu... Ma allora non verrà più! Avevo bisogno che venisse. Occorre che tu abbia pazienza, figliolo. Non devi rattristarti troppo per questo contrattempo. Verrà più tardi tua madre, appena libera dei suoi impegni. Ma dimmi, perché avevi bisogno che venisse subito, come tu dici? Perché dovevo dirle... Nulla, padre, non ha molta importanza. Ciao. Ciao. Paolo? Guarda. Questo me l'ha portato la mamma. Guarda. Ti piace? Non ti hanno portato regali? Sì. Fammi vedere questo mappamondo.
Francesca. Che c'è, professore? È in delirio, bisogna sorvegliarla. Dobbiamo avvertire subito il rettore. Sarà di pensiero laggiù al collegio. Certo, il collegio. Svegliato finalmente, bravo, bravo. Da 3 giorni il signorino poltrone se ne sta a letto. Lo sai questo? Dove sono? Indovinalo un po'. Sei nel castello del re, io sono il re e questa è la mia reggia. E tu sei il mio ospite. Che ne dici, eh? Un re? Non ci credi? Certo, io sono un re. Il mio regno è di là. Là ci sono fiori, uccelli e altre bellissime cose che più tardi vedrai. Se tu sapessi... Ma perché sono qui? Ah, non ti ricordi di nulla. Non ti ricordi che hai preso la barca e che sei andato a passeggio sul lago in burrasca? Già, la barca. Ma perché sono qui? Perché pioveva. Ti sei smarrito, sei svenuto e noi ti abbiamo soccorso. Lo sai che avresti potuto anche morire? E il collegio? Oh... Non preoccuparti del collegio. I superiori sono stati avvertiti e sanno che tu sei qui. Il rettore è un mio vecchio amico. E la mamma? È stata avvertita anche lei ed ha telegrafato che arriverà. Qui? Sì, certo. Perché ti meraviglia che una madre corra per 1000 leghe, specie quando suo figlio è in pericolo? Allora io me ne vado. Non voglio più tornare con mia madre e nemmeno in collegio. Me ne voglio andare per conto mio ora. Calma, calma. Con la polmonite non si scherza. Non credere di essere guarito. Quando sarai guarito potrai andare dove vorrai. Ma lei chi è? Un dottore? Sì, sono anche un medico, ma non mi occupo di medicina. Te l'ho già detto, io sono un re. Vivo con i fiori, con gli uccelli, con le stelle. Ci sono tante cose da capire al mondo che non sappiamo. E quella chi è? Ah, è una bambina che porta tutti i giorni il latte per te. Si chiama Anna Maria. Vedi, questo l'ha portato lei. È il latte della sua capretta. Dottore, ma quando sarò guarito mi lascerà andare. Io non voglio tornare in collegio. Non voglio vedere più nessuno, nemmeno mia mamma. Dopo alcuni giorni di convalescenza il ragazzo aveva ripreso vigore, ma era offeso, offeso nell'intimo. Avevo notato tracce di inquietudine, di insofferenza. Non conoscevo le ragioni della sua fuga.
Ti piace questa stanza? Questo è il laboratorio del professore. Quale professore? Come quale? Quello là, quello con la barba. Non sai ancora che è professore. Professore di che cosa? Ma, professore e basta. Guarda, guarda come fa. Mi piace. Questa non l'avevo mai vista. Che cosa sarà? Mimosa pudica, sensitiva. È una pianta che sente, capisci? Perché il professore tiene qui tutta questa roba? Per studiarci sopra. Lui non fa altro che studiare. E questo che cos'è? Non lo so. Sembrava tu sapessi tutto. Perché tu sai tutto? È un microscopio. Ora vi faccio vedere. Prova tu. E adesso prova tu. E ditemi che cosa avete visto. Io ho capito che cos'è. Serve per far vedere tutte le luci colorate. A scuola un ragazzo ne aveva uno di cartone. Ma va, non hai capito niente. Quello che dici tu è un'altra cosa. Questo è un microscopio. Già, e che cos'è il microscopio? Dillo tu, su. A che cosa serve il microscopio? È per vedere. Eh? Insomma, per vedere le cose che non si vedono. No, per vedere le cose che non si vedono. No, ma no, se no. Non si vedono, come si possono vedere? Zitta, zitta, ha detto bene. Che non si vedono ad occhio nudo. E dimmi, che cosa hai visto dunque? Ho visto pietre preziose, di varie forme. Erano cristalli, non è vero? Bravissimo, erano cristalli. Ma sai come sono grandi in realtà questi cristalli? Meno della punta di uno spillo. Ecco perché ci vuole il microscopio. Molte cose non si vedono ad occhio nudo. Ed anche quelle che crediamo di vedere o di capire, come sarebbero diverse, caro Paolo, se ci sforzassimo di vederle e di capirle meglio. Perché non volete lasciarmi uscire? Hai avuto la polmonite e il professore ha detto che devi essere prudente per un po'. Ma che polmonite? Sono guarito, sì o no? Non fuggirò, vi prometto che non fuggirò se è per questo che non mi lasciate uscire. Il professore ha detto che una volta guarito puoi andartene quando vuoi. Qui non ti tiene nessuno. Ma allora lasciatemi uscire. Sei in convalescenza. Ci mancherebbe che dopo averti curato e guarito ti riammalassi per colpa nostra. Non pensi a tua madre? Quanta pena, povero Paolo. In collegio sarà inteso perseguitato dall'incomprensione e dall'ingiustizia. Tutti contro di lui. E con la madre lontana gli pareva d'essere come un orfano. Un orfano, anzi. Ma credi davvero che tua madre non ti voglia bene, bambino mio? No, non sono un bambino. Sono un bambino quando vi fa comodo. Poi quando non vi fa comodo sono un uomo. Anche il padre rettore l'ha detto. Sei un uomo, no? Sì, sono un uomo, oh. Se ti sentisse il professore, ti ha curato come un padre. Non mi importa di nulla, non sono partito per venire qui. E non ci voglio più stare qui. Quando si sono accorti che ero scappato, in collegio mi hanno cercato? Sì e no, naturalmente hanno cercato subito di sapere dove eri andato mai a finire. Solo questo, che vigliacchi. E che cosa ti aspettavi?
Tu scappi? E quei poveretti che cosa avrebbero dovuto fare? E la barca? Che cosa ne è stato della barca? Se la sono ripresa? Ma certo! E come potevano lasciare una barca abbandonata lì col timore che tu un'altra volta... Non è vero che se la sono ripresa, voglio andare a vedere! Ma prima dovrai guarire, figliolo. La medaglia delle trombe. Beh, peschino. La casa del professor Ghedini, per favore. 20 metri più in là. Grazie. Pioverà? No, non credo. Quelle non sono nuvole di pioggia. A quanto pare, neanche su questo noi due andiamo d'accordo. Io le dico invece che pioverà. Certamente pioverà. E a me pare, nonostante abbia preso l'ombrello, che non pioverà. Vorrei sapere come fa lei con tanta sicurezza ad affermare che pioverà. Un mio particolare ufficio di previsioni meteorologiche me lo dice. Lo vuol sapere le formiche. Ehi, cosa fai? Non sarai mica uno scolaro del professore matto quello che hai bachi nella testa? Ma lei che gliene importa? E poi il professore non ha bachi in testa. Poi Piscinella, con Casimiro non si scherza mica tanto, eh? Ma lei che cosa vuole? Ah, perché non è permesso fermarsi qui? Deve, le formiche sono molto più intelligenti degli uomini. E perché? Ma perché loro non fanno tanti capricci, mentre invece gli uomini è chi la cruda e chi la cotta. E poi le formiche hanno maggior disciplina, non ce n'è una che vada per i fatti propri. Questa è vita sociale e amore del prossimo. È molto lontana l'altra sponda del lago. No, mica tanto, lei è una mezz'oretta da qui. Mi porta di là con la barca? Ma bisogna che mi metta d'accordo col mio socio. Mio caro figliolo, la barca non è mica soltanto mia. Senza il suo parere non posso mica fare questo contratto con te. Oh, poi di, i soldi, li hai i soldi, eh? E quanti sono questi soldi? Quanto vuoi? Ne occorrono tanti. Poi sai, c'è anche la faccenda della responsabilità, perché portare un ragazzo in giro senza permesso dei genitori, non si sa mai, la polizia... La polizia? Ma che c'entra la polizia? Senti, dammi 5.000 lire e ci penso io la polizia. Ma li hai le 5.000 lire, eh? Le do questo. Vale di più di 5.000 lire. Fammi vedere un po' questa cipolla. Ma non sarà mica matto questo orologio. Beh, per adesso tienilo tu, vai. Allora domani lei mi ci porta. Va bene, d'accordo. Ci vediamo domani mattina all'imbarcadero. D'accordo. Buongiorno, professore. Oh, Paolo. Vieni, vieni. Non hai ancora visto il mio formicaio. È modernissimo questo. Attraverso le pareti di vetro posso ficcare il naso negli interessi delle formiche. Curiosare. Vedi? Vedi queste? Fanno la pulizia mattutina. E queste altre si lavano. Non ce n'è una che non faccia come le altre. Sembra che non possano agire diversamente. Queste sono le larve. Le uova si sono trasformate così e le formiche le curano meticolosamente. Formiche sono brave e che i bambini dovrebbero essere come loro. Saranno brave come formiche, ma non è merito loro. Agiscono per istinto. Proprio per questo penso che non sia il caso di imitarle. Vieni, Paolo,
Osserva queste formiche. Portano al sole le crisalidi, ma se il sole diminuisce di intensità, subito le riportano dentro. Vedi queste altre? Accatastano provviste su provviste. Mangiare. Non c'è per loro altro problema. Mangiare e difendersi. Ma che è questo? È un bruco. Guarda lo strazio che ne fanno. È mostruoso. E osserva questa lumaca. Si difende con la bava. Guarda questa formica. È caduta in una trappola. Nascosto sotto la sabbia, il formica leone cerca di attanagliarla con le sue pinze. Vedi, l'ha afferrata e si prepara a divorarla. È terribile. Come stai? Vuoi aiutarmi a pescare? Che cosa hai preso finora? Nulla. Questi benedetti pesci si vede che non hanno fame. Ma adesso ho messo per esca un vermetto molto grosso e vedrai che mangeranno. Mangeranno il verme ma non si lasceranno pescare da te. E perché? Forse solo tu sei capace di pescare. Di un po'. Tu lo conosci un certo Casimiro? Altro che. È un pescatore di qui. Viene sempre a casa mia. E dove abita? Perché? Gli vuoi parlare? Io ti ho chiesto dove abita. E io non te lo dico, ecco. Senti, te lo voglio dire, perché di te mi fido, ma non ne parlerai con nessuno. Mi sono messo d'accordo con Casimiro per andarmene da quest'isola. Non ci voglio più stare, capisci? Allora Casimiro mi ha detto che con 5.000 lire mi porta di là con la barca. E tu ce le hai 5.000 lire? Io no, ma gli ho promesso il mio orologio. Vedi? Vale anche di più. Com'è bello! Chi te lo ha dato? Mia madre. E tu lo dai a Casimiro? Tua madre lo sa? No che non lo sa, che me ne importa? Beh, queste cose tu non le puoi capire. Non essere impulsivo, Paolo. Per Anna Maria, come per tutti del resto, tu sei un bambino. Ed ella crede che i tuoi desideri siano come i suoi. Non può comprendere il tuo dolore. Ma che forse tu stesso lo puoi comprendere. Ma dimmi un po', perché tua madre non viene mai? A lei non gliene importa nulla di me. Perché? È cattiva? Tu sei tanto curiosa che non ti accorgi nemmeno quando i pesci abboccano. E adesso? Ci metto un altro verme e torno a pescare. E tuo babbo dov'è? È morto. Io ero appena nato quando lui è morto. Ma insomma, tua madre che cosa fa in America? Canta. Sai, di quelle attrici che cantano nei teatri. Appunto, è una cantante. Ma davvero? Ah, lo so, lo so. Di quelle donne che fanno... Mi è capitato di ascoltarle qualche volta alla radio. Anche lei canta alla radio. Tu però, per piacere, queste cose non devi dirle a nessuno. Io te le dico perché... Non vedi che non sai pescare? No, no, lasciami. Voglio pescare da me. Guarda che bella trota. Quella lì grande, vedi, è una trota. Allora, mi dicevi che vuoi parlare con Casimiro? Ma il professore gliene ha parlato di questo. Ma non capisci che non deve saperlo nessuno? E perché?
Perché voglio andarmene per conto mio. Dove vuoi andare? Ma ora non so. Forse in Australia. E dov'è? Molto lontano. E vuoi andare in Australia con la barca di Casimiro? Ma no, no. Non capisci proprio nulla, sai. Ah, ma credi di capire solo tu. Io capisco più di te. Se mi fai arrabbiare, dico tutto al professore. Brutta, hai giurato. Ti si seccherà la lingua. Non è vero. Io glielo dico, così non ti lascerà scappare con Casimiro. Intanto io lo so che sei scappato dal collegio perché... Chi è che ti ha detto queste cose? Il professore. Bugiarda, bugiarda, sei una bugiarda e una pettegola. Ecco che cosa sei. Ridammi la mia lenza. No, brutto. Voglio la mia lenza, dammela. Oh, cattivo, me l'hai spezzata. Ti sapevi, spezzoso. Bugiarda, pezzeruzzo. Ehi, brigata, sei pronto a partire? Quella sera, mentre contemplavo alcune immagini che si animavano sotto i miei occhi e illustravano la grande festa di nozze delle formiche, non ero tranquillo. Francesca è uscita di casa e credevo di essere solo. Ti credevo ancora in giro per l'isola e credevo anche che in questo giorno di festa... Sono tornato perché mi pareva tardi. Hai visto quanti forestieri nell'isola? Anche la nostra Francesca ha perso la bussola. È tornata emozionata perché una forestiera scendendo dal battello già diceva: isola molto bellissima. Ho bisticciato con Anna Maria. Oh, e perché? Vi siete lasciati male? Sì, molto male. Non la voglio vedere più. Su, su. Non si trattava di Anna Maria. Finsi di non accorgermene e di non dare importanza al suo turbamento. Vi sono gesti che agli occhi dei grandi sembrano di poco conto, mentre indicano profonde ferite che bruciano nell'animo dei ragazzi. Professore, un telegramma. Qualcosa di brutto. Il bambino non c'è. Dove sarà andato? Vergine santissima, vedrà che quello è fuggito davvero. Avrà preso in mala parte il telegramma di sua madre. Vede che cosa vuol dire dargli tutta questa libertà d'uscire. Sta tranquilla, il ragazzo non ha intenzione di fuggire. Se mi permette, professore, io la penso tutto il contrario. Il professore non c'è? È di là nel laboratorio. Perché parla piano? Ha detto di non disturbarlo. Sai chi ha telefonato tua madre? Ha detto che sarà qui domenica col battello. Che cosa sta facendo il professore? Non so, lavora. Posso andare da lui? Va pure. Quel giorno proiettavo alcuni film sperimentali che un amico naturalista mi aveva inviato.
formazioni di cristalli, germinazioni di piante. Ciò che avviene per opera di millenni nel buio della terra, portato ad essere visto in pochi istanti. L'impercettibile svilupparsi durante lunghi giorni, reso evidente come il gesto di una creatura umana. Il nostro occhio comunemente ignora, riviveva sullo schermo. Al fondo di questo mondo, al limite di un segreto meraviglioso, la vita della natura e quella dello spirito possono identificarsi in una sola armonia. Questi germogli sono stati fotografati in diverse riprese. Nella realtà la crescita è lentissima. Non si può diventare grandi in un colpo. Ci vuole tempo. Crescere è fatica e dolore. Ci vuole tempo. Sono queste piante? Sono semplicemente rampicanti. Si arrampicano al sostegno perché vogliono salire. Il viticchio ha bisogno del sostegno. Da solo il germoglio non ce la farebbe ad innalzarsi verso la luce, vedi? Il virgulto lo sa per legge di natura. Le piante e gli animali osservano questa legge per istinto e non possono certamente ribellarsi. Anche per gli uomini, sai, c'è una legge di natura che deve essere sempre osservata. Ma gli uomini non lo osservano per semplice istinto come le piante e gli animali. Gli uomini sono creature più nobili.
In collegio l'avevano tutti con me, non ci potevo più stare. Ma non sono fuggito per questo. E perché allora? Perché? Ma ora che cosa importa? Mi è andato tutto male. Ma un'altra volta sarà diverso. Lo so, ma non mi hai ancora detto la ragione che ti ha spinto a fuggire. Vuoi che te la dica io? Lo sai che una volta sono fuggito anch'io da collegio? Lei? E perché? Perché avevo i calzoni corti e li volevo lunghi. Perché se mi davano acqua volevo vino e se mi davano vino volevo acqua. Perché ero come te, irrequieto. Volevo essere uomo tutto in un colpo. Dove è andato il bambino? Cosa vuole che ne sappia? Quello desidera vedere sua madre come io il diavolo. Sei proprio sicura che era la madre di Paolo? Non aveva detto che sarebbe arrivata col battello? No, è scesa dal motoscafo. Ma tu come sai che era la madre di Paolo? Cercava di lei, le ho indicato io la strada. Signora, benvenuta, signora. Caro professore, si è scomodato a venirmi. Si accomodi. Grazie di tutto. Ho saputo dal rettore, dov'è Paolo? Sarà in camera sua o a giocare fuori. Saremmo venuti all'imbarcadero a mezzogiorno. Si accomodi, signora Descalzo. Ma perché Paolo non è qui? Oh, sono stata tanto in pensiero. Ma perché non è in casa? Ma per l'amor di Dio, non si preoccupi. Il bambino sta bene. Si accomodi intanto. Vado io a vedere. Riverisco, signora. Io sono la governante del professore, se ha bisogno di qualche cosa. Grazie. Ma è possibile che Paolo non sia qui? Dove credete che sia andato? E sta bene, vero? È veramente guarito. Paolo aveva superato la sua crisi, ma lo tratteneva ancora come un sentimento di orgoglio e di pudore insieme. Sua madre avrebbe mai compreso i veri motivi del suo dramma? Che cosa volevano, mamma, quelle signore? Me lo chiedi con un tono, caro, che quasi mi metti soggezione. Figurati, volevano che io cantassi in questo albergo per beneficenza. E tu hai detto di no, non hai voluto cantare. Come hai fatto a indovinarlo? Sai, Paolo, sono venuta qui per stare con te. Desidero vederti crescere giorno per giorno sotto i miei occhi. Non voglio che il teatro mi tenga ancora lontano da te. Voglio smettere di cantare, caro. Ma canterai almeno una volta per me, mamma. Ma com'è capitata qui? È venuto a riprendersi il figlio che era fuggito dal collegio. Sai come sono i ragazzi delle volte. Dicevami, domandavo solo se è vero che ha un figliolo. Non lo so, ma è ancora giovane. Vedi, quello laggiù è il bambino della Descalzo. Gentili signore, signori, Linda Descalzo, ospite passeggera di quest'isola, ha voluto stasera graziosamente concedere, dopo vive insistenze, che noi potessimo dire il suo canto, celebre in tutto. È molto bella. Sì, non c'è male. Thank you.
Paolo tornò in collegio di propria volontà. Aveva compreso ormai che la vita di ogni creatura ha anche i suoi dolori, i suoi doveri, le sue durezze.